che poi stiamo pensando. Che poi stiamo pensando. Che poi stiamo pensando, un manicomio, vado al manicomio. Occhi così aperti. Secondo me come stavano? Io dico, per me stiamo drogati. Per me stavano drogati. Perché non si comporta così. Non si comporta così. Una persona che va dentro da un carcere, no? Posso fare qualche rivolta? Allora, va bene, abbiamo fatto la rivolta. Ma niente! Quando ci bloccarono i colloqui, noi ci abbiamo fatto delle piccole proteste, battiture, questo, quell'altro. Siamo andati nelle nostre celle, abbiamo dato tutti i letti, l'abbiamo pulito tutto e ci siamo andati nelle nostre celle. Dopo un'ora è successo il mio di Dio, cioè non si è capito più niente. Allora, alla stanza alla volta ci hanno preso. Quindi sono stato io a prendere, a me e il mio piantone, champagne. Ci hanno buttato fuori, ci hanno fatto un bel white, cioè ci hanno massacrati, massacrato là, l'abbiamo massacrato proprio qua, poi in bocca non ne parliamo proprio. Adesso come mi hanno dato le martellate in testa, le prime massacre che mi hanno dato, non ho capito più niente, cioè, ho visto proprio, non lo so, delle nuvole. E da tanto non ho capito più nella mia testa che cosa c'ho dentro. Mi sto capoccando le gocce mi sto prendendo, perché non sto più bene. Male distrutta. Mentalmente mi hanno accisa. Un attimo solo. Stavo come su adesso, sulla sedia rotella. Mi hanno cacciato fuori come fosse un... neanche un guano si fatto così. Come sono uscito, ho mancarellato tutto il mese alla testa. Poi mi sono abbassato per perché non ce la giù, dietro alla cena. Ma a dirlo e a provarlo, no? Comunque hanno fatto quasi un quarto d'ora il mio piantone disse, basta adesso, basta, pure la luce. Pure la luce. Poi dopo l'ho preso a quell'altro di fronte a me, pure tutte le celle, tutto quanto aperto, ci hanno massacrati. Ci hanno massacrati. La direttore l'ispettore, comandante capo, la direttrice, cioè, ma che stiamo scherzando? Allora comandiamo noi, ci abbiamo preso il carcere in mano. La mia voce dice, ma il carcere è tuo, mica è nostro. Noi siamo delinquenti, come dite voi. Non siamo qua a dire bene, un altro è morto se lo volete sapere, uno è morto, un turisino, un altro operato in testa, un tumore. E ma se ne hanno la vetta ma copri nulla. Che ma per me no, non lo so. A un altro ci mettono una mancarilla. Fino a così, tutto dietro. I miei occhi. Ci volevano far perdere la dignità, ma non abbiamo perso la dignità, siamo sempre loro. La malavita la fanno loro. Loro vogliono comandare in carcere. Noi ci paghiamo e dobbiamo pagare le nostre condanne che facciamo. Ma no, a pagare con la pelle. Capisci come è la situazione? Giusto che dobbiamo pagare perché noi facciamo uno sbaglio e paghiamo. Ma no, la dobbiamo pagare con la nostra vita. Sto serendo l'idea. Le hai viste le immagini che sono uscite ieri? Se me le fai vedere. Non le hai viste ancora? No. Te lo faccio vedere. È giusto secondo voi? Non è giusto. Guardate che guardate. Cioè, ci rendiamo conto. Guardate quando nevano. Cioè, ma lei è quasi uscito 50 posti di guardia. Allora se lei ci manda lui, lì stanno stanno. L'hanno coperto, capo l'ispettore, il comandante capo, o direttore, noi siamo i delinquenti, siamo i. E loro sono i buoni. Sì. Quando ci visto qualcuno mi sapevi trattare questa gente. Tu hai visto anche la direttrice lì? Tutti stavano. I mancariello a mano. Tutti stavano. Io dico pure un faccio. Allora, non ho paura. Io ho sbagliato nella vita. Faccio 29 anni e caccio. E l'ho pagato. Sono il 2 di settembre della caccia. Purtroppo avevo il mio ruolo. Ho fatto quello che ho fatto.
Anzi, mi sono felice perché sto con la mia famiglia, con mia moglie, con i miei figli, con i miei nipoti. Me li sto godendo. Se io perdo la dignità, mi butto giù. Mi tolgo la vita. E senza offesa c'è la dignità. Però lo ringrazio, ho tentato 3 volte il suicidio. 3 volte, non lo 3 volte. Però mi sono detto sì, no? Perché il mio fine bene era mai. 9, 9, 9, 9. Poi ho messo adesso ragionamento sul letto, ho pensato, c'ho sempre una famiglia, una moglie, dei figli. E sono andato avanti. Voglio denunciare perché voglio danni morali. Mi devono dare danni morali.